adesso io do la parola al presidente di Società Libera, Vincenzo Polita, che avvertendo tutti che gli interventi dovranno essere contenuti in 15 minuti per dare modo a tutti di svolgerli. Perciò la parola si cede. Chiediamo di fare meglio, anche di meglio, presidente. Intanto grazie, e grazie a Marco Patriarca perché così caparbiamente ha voluto questo incontro. Grazie ai nostri ospiti, sia di Società Libera, ai nostri relatori e coloro che non sono di Società Libera, ed in particolare permettetemi un grazie al professor Pascal Salè, che è venuto da Parigi per non far mancare la sua voce su questo argomento. Devo dire sinceramente che nelle ultime settimane per ben due volte sono stato preso da pessimismo, perché mi sono chiesto: ma perché questo convegno, a che serve? Mi sembra anche un po' inutile, mi è sembrato. I due momenti sono stati essenzialmente domenica sera, quando Macron ha vinto in Francia, per cui secondo alcuni, come dire, anche telecomisti italiani, c'è stata una telecomista che addirittura, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di sentirla, non mi ricordo se sulla 7 o su Radio 24, che seguiva quasi in contemporanea, parlando di giochi che metteva la musica, ha detto di giochi di livello europeo. E davanti a questa retorica, a questa ondata di nullismo, in qualche modo uno si chiede: ma io di che devo parlare? E l'altro momento di sconforto sono state le elezioni da 25 marzo, quando a Roma, qui abbiamo festeggiato i 60 anni del Trattato di Roma. Europa a due velocità, iniziative di vario tipo più o meno buttate lì e via dicendo, ancora una volta uno si chiede: ma di che dobbiamo parlare, evidentemente? Dopodiché la ragione ha preso il sopravvento e mi sono detto, e ci siamo detti anche con Marco: ma allora facciamo lo sto convegno e possibilmente parliamo fuori dal coro, non diciamo le cose che, come dire, quotidianamente leggiamo e guardiamo la televisione, leggiamo sul giornale guardando la televisione. Allora diciamo alcune cose. Si sente dire addirittura che, si sentiva dire anche il 25 marzo a Roma, che la Brexit è un'opportunità ormai. Quindi un problema diventa un'opportunità, e che Milano, la città in cui io risiedo, è fortunata perché prima o poi avrà anche l'agenzia del farmaco e pezzi della City. Però nessuno ci dice che la borsa di Milano è di proprietà della borsa di Londra. Sottaciuto, sottovalutato. E allora, se è un'opportunità, evidentemente Macron ha superato la crisi che è euroscettica che è in giro per l'Europa, e via dicendo, siamo a metà dell'opera, in qualche modo. Fino all'elezione olandese, tutti voi ricorderete che gli euroscettici hanno avuto il sopravvento, non c'era un'ondata di euroscetticismo. Chiuse l'elezione olandese, gli euroconservatori, come li chiamerebbe il nostro amico Angelo Panebianco, a cui ho detto che ho troppo rispetto personalmente per il termine conservatore, io li chiamerei gli eurofideisti, perché è quasi un fatto religioso, come dire, come il cane di Pavlov, no? Che ingoiava saliva nel momento in cui gli si nominavano alcune cose. Così ci sono delle persone in giro per l'Europa che in qualche modo, Europa sempre e comunque, è un fatto di fede, è un fatto religioso. E allora con Marco un giorno abbiamo anche, come dire, pensato di chiederci: ma se non siamo euroscettici e se non siamo euroconservatori o eurofideisti, che cosa siamo? E ci siamo inventati un po', parlando anche con altri amici, beh, siamo degli euro-razionalisti, vogliamo essere. Perché se come liberali pensiamo che il razionalismo critico è stato uno dei tasselli del liberalismo, coniato questa formula da Karl Popper, a cui teniamo particolarmente come amici di Società Libera, e beh, evidentemente assegniamo alla ragione una funzione molto critica. E quindi in questo senso ci è piaciuto, come dire, coniare il termine euro-razionalisti per differenziarsi dai primi e dai secondi. E allora
Oggi ci troviamo davanti al fatto che il populismo, poi naturalmente tralascio che questa è la base del fallibilismo e via dicendo, il discorso ci porterebbe lontano e non staremmo nei 15 minuti. Il populismo ha frenato quello che chiamano populismo, che io poi capisco poco che cosa sia, e quindi se ha frenato siamo un po' tutti contenti perché si è avviato il superamento della crisi dell'Unione Europea. Andando su questa strada attireremo questi pesci, evidentemente. E se così fosse, però, dovremmo anche ammettere che a generare la crisi europea è stato il populismo. E gli diamo troppa importanza, che non è vero, non è stato così. Ma anche perché su questo termine populismo si gioca così tanto, che mi permetto di leggere, in modo da non sbagliare assolutamente nulla, 5 righe, di uno dei nostri maestri, di tanti di noi, anche in questa sala, Nicola Matteucci, che nel 1976 scrisse che il populismo è fatto di idee semplici e passioni elementari e radicale protesta contro la tradizione e contro quella cultura e quella classe politica che è l'espressione ufficiale. Con il populismo si coagula una nuova sintesi politica che non può essere definita secondo il comune linguaggio parlamentare né conservatrice né progressista, perché supera e mantiene ambedue le posizioni, affermando da un lato una volontà autoritaria che nella fretta di fare è sempre insofferente degli impacci delle regole e delle regole di una democrazia moderna, e dall'altro, quando arriva al potere, manipola le masse con slogan genericamente rivoluzionari. Quanto è bello, me la sono trascritta perché mi sono ricordato domenica sera davanti alla televisione quando qualcuno a Parigi, Pascal Salè, salendo sul palco ha detto: stupiremo il mondo. Falsamente. Ma che questo? Bene. Prima dicevo al professor Fabrini, che leggo sempre molto volentieri, che in un bellissimo articolo, se ricordo, dei tempi di febbraio, più o meno, febbraio-marzo di quest'anno, su Sole 24 Ore, lei ha messo il dito nella piaga nel momento in cui, me lo sono appuntato, si è chiesto che cosa legittima la vita stessa dell'Unione Europea. Sono i risultati, il fatto che stiamo, qualcuno dice, o forse sarà vero, stiamo uscendo dalla crisi, è questo che legittima l'Unione Europea? Il professor Fabrino, naturalmente lui parlerà subito dopo di me, diceva che no, non era così. Io mi permetto, col suo permesso, come dire, di farla ancora più ruda la domanda, ma perché l'Europa? Beh, tutti ci diciamo innamorati dell'Europa, ma mi chiedo, ma perché? Ce lo chiediamo oggi. E non scaldiamo il cuore di nessuno, neppure delle nuove generazioni, se pensiamo, come diceva l'altro giorno una tua collega Stefano, in televisione quando gli hanno chiesto sull'Europa qualcosa, lei ha detto: io mi sento, era una berlusconiana, per capirsi, io mi sento, no, non posso non sentirmi europea perché io appartengo alla generazione Erasmus. Che banalità. Allora io che non appartengo alla generazione Erasmus, ma ho girato tutta l'Europa col famoso biglietto interrail, voglio dire, perché mi devo sentire europeo o non europeo e via dicendo. Io che negli ultimi 15 anni, perché sono un camminatore, è un fatto personale, perdonatemi, ho fatto 6.000 km a piedi in questa Europa, attraversandola 3 volte per andare a Santiago, da est a ovest, e una volta per andare da sud a nord fino a Canterbury. Ma perché l'ho fatto? L'ho fatto perché istintivamente mi sento affezionato all'Europa, ma non per quello, non sono europeo per questo. Non so se mi spiego. Allora, al di là di questo, è una banalità, così come ancora una volta, per richiamare la Francia e l'amico Pascal Salè, io sono stato, poiché da giovane ho fatto il direttore personale, voglio dire, ero un grande lettore di Alain Touraine, sociologo del lavoro, che già 40 anni fa diceva delle cose interessanti, anche forse anche di più, perché parlava della società post-industriale, quindi io per lavoro lo leggevo,
mi è capitato un'intervista all'Espresso non più di due mesi fa, via dicendo, in cui il povero Turè, 92enne, forse da giustificare per questo, ha esattamente detto che essere europeisti significa essere di sinistra. Perché la liberale non sono di sinistra, sono manco di destra, voglio dire, mi sento di nulla, voglio dire in qualche modo. E dimenticando poi, vi rifaccio sempre alla Francia, che se la vogliamo mettere in Francia, la volete mettere su questo piano, c'è una dose massiccia di cultura d'estrema destra a favore dell'Europa che ha scritto e ha parlato in mezzo alle due guerre mondiali. Quindi voglio dire, se qualcuno ha dei numeri di parlare dell'Europa, in Francia ci va più la destra che la sinistra, certamente più di quella deputata di Forza Italia che si rifaceva all'Erasmus l'altro giorno. Ma non vado tanto per la lontana. E allora perché l'Europa? E Luigi Caracciolo ha scritto anche lui, l'Europa non è più l'Occidente, altra grande verità. Spesso confondiamo l'Europa e l'Occidente. L'Occidente è finita da questo punto di vista con la caduta del muro di Berlino, quando non doveva più difendersi a Oriente. E allora siamo alle fantasiosi elaborazioni. L'Europa a più velocità, dicevo il 25 di marzo. Non c'è da credere che questo sia la panacea, una fuoriuscita per l'Europa, perché io che sono uno che ha studiato sociologia del lavoro in qualche modo per l'organizzazione, e devo dire che se un'organizzazione, non lo dico e non lo dichiaro a priori che esistono due velocità, ma lo dichiaro ex post, io sfascio l'organizzazione. Perché poi ognuno dice io in che velocità sto. Anche se poi di fatto tutti ci insegnano e ci dicono che le due velocità per alcuni settori ci sono già, camminiamo su due velocità, ma qua è dichiararlo in qualche modo, qua codificarlo, significa darle un altro punto colpo all'immagine dell'Europa. In qualche modo, no? O con il discorso delle cooperazioni rafforzate. Ma ci sono, scusate, controllo l'orario, sono il presidente mi richiama, ci sono 5 minuti, cioè, ci sono due affermazioni molto pesanti che i fideisti conservatori, chiamiamolo come vogliamo, dicono e si spendono sull'Europa. L'Europa ha significato 70 anni di non guerra. Non mi risulta che nel Nord America senza Europa la Canada ha fatto la guerra col Messico e il Messico ha fatto la guerra con gli Stati Uniti. Quindi non è questa la ragione dell'Europa. Così come in altre parti del mondo, senza Europa non c'è stata guerra. E l'altra è una competizione internazionale, se guardiamo la competizione internazionale, quindi è la dimensione. Quindi è importante la dimensione e quindi voglio dire, povera Svizzera, voglio dire, non andrebbe cancellata dalla carta geografica, le città-stato, Singapore e quant'altro, che sono dei gioielli, secondo urbanisti, economisti e quant'altro, e per dicendo non avrebbero senso e in questo senso. Quindi non è questa la ragione, non può essere questa. Con queste due ragioni non scaldiamo i cuori di nessuno e non faremo dei cittadini europei, facciamo delle banalità, delle chiacchiere. Giscard d'Estaing, in un ultimo, ancora un francese, perdonatemi, perché l'ho apprezzato, in un'ultima intervista, sempre di qualche mese fa, se ricordo bene, sull'Espresso diceva ripartiamo da noi. I sei fondatori, diceva lui, se ricordo bene, Spagna, Portogallo e una terza che nessuno. Austria, grazie professore. E successiva. Che da qualche parte bisogna ripartire. E naturalmente questo è più affascinante che di ripartiamo da Erasmus o ripartiamo da altre banalità di cui abbiamo parlato fino adesso. Ripartiamo da qualcosa. E secondo Società Libera bisogna partire da un gruppo, e non entro nella proposta euro-nazionalista perché la lascio tutta al mio amico Marco. Ripartiamo da qualcosa, diciamo ripartiamo da un gruppetto di paesi che in qualche modo abbiano voglia e capacità e possibilità di fare l'Europa, perché se no
quanto mi riguarda l'Europa finirà prima o poi qui. Grazie.